Buona mattina a tutti, buon sabato, ben svegliati. Oggi una puntata di Punkfast un po' particolare perché Franz mi ha tirato pacco. No, in realtà si sapeva che non poteva venire e quindi mi ha lasciato qua da solo, ma attenzione perché io ho già subito un super ospite direttamente dalla Dinamica Milano Biciclettara, ossia il nostro grandissimo socio Dario Dr. Pepper. Eccolo qua. Ciao, sono qua in Ticinese. Ormai siamo a Piazza 24 Maggio. Sto aspettando di passare. Adesso un attimo che inizio a pedalare un pochino, così posso andare tranquillo senza mani come un vero giocoliere. Allora, Allora, intanto, Dario, buongiorno a io tutti. Cosa? come sempre parlo del numero di pop attualmente in tutti i siti, cioè nel senso perché dovresti distribuirlo tutti, ed è ovviamente il numero 8, che è questo qua. E niente, allora tu stai andando a lavoro, diciamo la verità. Sì, io sto andando al lavoro. Sto Ottimo, ottimo. andando verso Via Brera in questo momento e sono in Viale Papiniano, così almeno vi do anche un aggiornamento sul traffico. C'è un botto di traffico ad andare, quindi Beh, Viale Papiniano al sabato c'è sempre il mercato, dovresti saperlo. infatti tra un po' lo beccherò. Da te faccio un mega sorpasso. Ok, mi sono lasciato dietro un monopattino tristissimo. Niente, no, non so di cosa parlerete a parte il poco nuovo, però sarà sicuramente una bella puntata. Ma in realtà abbiamo un po' di argomenti. Innanzitutto, fra poco arriverà il mio ospite speciale che mi sostiene in assenza di Franz, che è Cic, che fra poco lo faremo entrare. Vero, Ciccio, grande Ciccio. E poi dopo ho coinvolto anche i Viboras che stanno praticamente riarredando casa per fare la diretta in una maniera decente. Li vedo che stanno spostando, io vedo le loro telecamere, ma voi no. Credo che addirittura vogliano spostare il frigorifero per fare una diretta degna, guarda che roba. Sì. Io comunque, Dario, quando ti fermi ti faccio vedere la mia tazza perché so che sarai molto orgogliosa quando, orgoglioso, scusa, non lo sai, Allora, mi sto quando arriverà. fermando adesso. Sono quasi un semaforo. Beh, tu tanto cacciala fuori, che gli do un occhio. Allora, io oggi gioco il premio Nobel delle tazze. Beh, bomba, Cioè, quella con Yoda, quella totale. con Yoda con le orecchie. Bella, Cioè, bella. ragazzi, questa è Cioè, una. le orecchie come manici, fantastico. Esatto. Super Spettacolo. culto questa. In realtà l'avevo Spettacolare. tenuta per umiliare Franz, però Franz non si fa vedere e allora. Franz ha pagato perché non aveva una tazza adeguata. Sì, no. No, ma poi sai, questi CEO che fanno i consigli di amministrazione, punk, queste cose qua, Sì. insomma, Esatto. non si sa. Non ci sono più le vecchie riunioni di una volta. Nei centri sociali con i topi che ti mordono e via dicendo. Fino alle 3 di notte per non dirsi niente. Allora, abbiamo già un po' di gente che sta partecipando anche in chat. I Bounty, chi fa da sé fa più fatica, è ottima riflessione sul sabato, però di Vero, sabato vero. non si lavora, a parte Dario che invece ovviamente ci sta andando. Sì, Chi sì. apprezza subito la mia tazza, bravo, bravo, hai capito tutto. E ovviamente il nostro mito della polemica, Arthur, che oggi ti faremo godere, Arthur. Sappilo, ti faremo godere. Allora, Darione, ma tu allora, possiamo dirlo dove lavori o non si può dire perché Perché è no? troppo Sì, nuovo? certo, non c'è mica problema, non è un segreto. A parte che hai una felpa addosso che non va bene, non ci siamo proprio, cioè, Va però. bene? Cosa c'è che non va la mia felpa? Sentiamo. No, allora, innanzitutto, da quando avete fatto la Superlega e ve ne siete andati come siete visti altro, cioè veramente fate cagare, però poi Hai avete. ragione, hai ragione. No, avete rinnovato il contratto a Ibrahimovic che c'ha 294 anni e io pensavo di farlo finire carriera a Torino, invece no, finirà al Milan, vabbè. Ma guarda, ti dirò una cosa. La cosa curiosa è che questa felpa fa parte di una tuta, prima di tutto. Ed è una tuta d'allenamento perché non c'è neanche lo sponsor. Inoltre, se non ricordo male, la divisa che aveva il Milan quando giocava a Meksès. E ricordiamo che fu una delle stagioni più disastrose degli ultimi 10 anni. Quindi è proprio una Ma divisa da loser. Però è bello, il punto di rosso è molto bello. Mexes era quello che teneva il coso dei capelli mentre giocava, era un Sì, trucchetto. esatto, quello che ha fatto un mega gol in rovesciata da fuori area, così è un difensore.
No, pensavo che era un difensore, se io me lo ricordavo solo per la storia del cerchietto dei capelli. Sì, 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 no, beh, però se guardi su YouTube, ti cerchi gol di Mexes, ha fatto un gol leggendario in rovesciata. E guarda, lo farò di sicuro, guarda, non vedo l'ora di cercarlo proprio. Se lo ricorda bene perché ha giocato anche nella Roma, quindi, insomma, si sa, vabbè, insomma. Leggende rossonere, detto questo, ragazzi, io sono quasi arrivato, quasi. Allora penso che ti dovremmo lasciare andare. Ci sentiamo la prossima puntata, cerco di esserci. Comunque, se volete, dovete girare tutte le gallerie d'arte di Zona Brera e troverete in una lui che vi dirà qualcosa. Sì, sì, comunque la galleria Consadori, non è un Consadori di Brera. Esatto. Tanto bene, non si bene. Trova perché è in mezzo a delle vetrine, quindi si confonde un po'. Vabbè, se siete in giro stamattina o oggi pomeriggio in via Brera, fate un saluto. Esatto, a Dario. Sono lì. Bella. Ciao, bella Darione. Ragazzi. Ciao. Allora, Arthur, comunque ricorda che il Milan è anche andato in B. Sì, io purtroppo me lo ricordo perché sono vecchio quanto te. Bei momenti, però, per me, forse meno per i milanisti. Allora, adesso il primo ospite della giornata è una persona che io conosco da una vita veramente, perché credo che sia dal 97, 96, da quando, chissà. Va bene, un bel saluto a Cicci che mi ha raggiunto questo sabato. Subito, parti subito con la sfida? Vabbè, facciamo salutare i fratelli. No, non sono degno. Hai vinto tu, però comunque la nostra fratellanza ci porta a essere simili. Sì. Diciamo, partiamo subito sul perché. Quando Franz mi ha detto settimana scorsa che non poteva, fra l'altro ti saluta subito Ale Budoni con un bel cuoricino, vedi che hai subito bell'uomo, ti voglio bene. E Arthur dice subito che la forza sia con te, Cic. Guarda com'è. Sempre. E addirittura a seguire che la forza sia con voi. Insomma, cioè, abbiamo subito fermento. Vedo che Yoda porta bene in puntata. Vabbè, perché la forza è punk, si sa. La forza è strapunk, soprattutto quella di Yoda, assolutamente. Assolutamente. Vabbè, io mi faccio subito un sorsone perché me la sono riempita. Comunque, bene. Sì, sono 25 fottuti anni. 25. Pensa, 25 anni sprecati in una maniera clamorosa tra me e te, non so chi ne ha sprecati di più. Io mi sono divertito tanto. Anche io, non posso dire il contrario, assolutamente. Quindi, va bene così, cioè, nel senso, ricordo poco, molto poco, però mi sono divertito, quindi va bene. Stai già mettendo le mani avanti. Assolutamente. Stai già mettendo le mani avanti, ho capito. No, allora, fra l'altro, io prima cercavo di ricordarmi qual è stato il primo concerto in cui ci siamo incontrati, ma che l'ho confuso col primo concerto in cui ho incontrato gli Shandon, cioè, okay, che suonavano, perché entrambi eravamo a Naia quell'anno lì. Giusto. E qui siamo due sfigati che per una serie di motivi lo Stato ha chiamato a fare il militare, ma è un'altra storia che racconteremo in un altro canale Twitch. Ma io non lo so se vogliamo raccontarla, io posso dirlo, non ho potuto fare il servizio civile perché diciamo che ero stato coinvolto in una rissa e quindi non avevo diritto allo spostamento al servizio civile, peraltro rissa in cui io non ero fautore, stranamente, di niente, e dove mi sono beccato pure una sedia addosso in un bar che è stato demolito, cioè sai quelle robe all'americana, no? Perfetto. E non ho mai saputo perché, cioè io sono soltanto... Tipo Bud Spencer e Terence Hill. Sì, il problema è che ho scoperto che a differenza dei film di Bud Spencer e Terence Hill, quando ti spaccano sulla schiena una sedia, la sedia non si rompe, ma ti si rompe la tua schiena. Cioè, è vera, perché la cosa è che la sedia è vera e quindi... È vera, esattamente. Non sono quelli di carta pesta dei film. Io ero lì a sorseggiarmi una birra e mi sono tipo ritrovato schiantato sul bancone con la birra ovviamente spaccata in mille pezzi e poi vabbè, e per colpa di quella situazione lì io ho dovuto fare la naia, ecco, vabbè. No, io invece una cosa molto più banale, siccome ero un tossicodipendente, ho mandato in ritardo la richiesta ed ero povero, non potevo pagarmi un avvocato, quindi ho dovuto sottostare a questo meschino gioco che lo Stato ci imponeva, ma alla fine... Vabbè, dai, io mi sono divertito un sacco a Naia. Comunque, un sacco è una parola grossa, diciamo che girava un sacco di droga in quella cazzo di taverna, quindi vabbè, alla fine te la fai passare. Tutta, raga, vabbè, ma Cicci, tu sei... Tutte. Dimmi.
Ma tu dimmi subito una cosa, quella tazza di Yoda, cosa c'hai dentro? Caffè normale, caffè americano? Perché caffè in cialda tirato lunghissimo, quindi wannabe americano, ma non c'ho la macchinetta dell'americano, ma invece, io caffè americano. Io adesso ho sperimentato, e fra l'altro è buonissimo, faccio vedere perché così mi piace fare pubblicità esplicita di prodotti che nessuno conosce. Arthur, grazie mille. Sì, ho delle cose, una mia piccola galleria in casa, poche cose che mi piace avere. Allora, prima cosa, questo è il caffè che mi sto facendo americano, 1963 ground coffee, di una marca che si chiama Universal, ma non c'entra niente con la casa discografica omonima. Perché volevi rimanere in tema? Ma involontariamente, io l'ho ordinato a caso perché non era quello che con Prime mi arrivava subito. E quindi, ma al di fuori di questo... French Press, caffè French Press, quello francese pressato, anche quello io te lo consiglio, non è male. Proverò. Comunque questo poi a me piace dark, scuro, bello forte, ma americano, un controsenso, cioè potrei farmi un espresso, invece no. Ma la cosa figa di questo è che è proprio buono, e cazzo, rispetto ai caffè americani normali che ho provato è più vicino al caffè italiano, ecco, mettiamola così. Okay. Scusate se parlo così, ma d'altra parte Punkfast parla di colazioni, quindi che cazzo dobbiamo dire? Assolutamente. Piccolo trucco che però va, ricordo a tutti, col caffè americano, mettetelo in frigo. So che questa è una cosa che mi spiazzerà, ma il caffè, sì? Se lo tieni in frigo e dal frigo lo metti subito nella macchina, guadagnerà. Ma io quante cose ho imparato nella vita da te? Quante cose mi hai insegnato? Guarda, di cose utili credo pochissime, però questa potrebbe essere una cosa... No, in realtà non è vero, involontariamente mi ha insegnato un sacco di cose che negli anni ho anche riciclato. No, scusa, dimmene una. Te la dico subito. Stavamo registrando con la merda di Nice Try degli Shadow, che per me è un discorrente. Allora, aspetta. Bisogna contestualizzare, se no... allora, io e Ciccio ci conosciamo mentre lui suona la chitarra degli Shadow. Diciamo che è un periodo che lui cerca di dimenticare. No, non è vero. Anzi, ti devo dire una cosa. Proprio recentemente la mia... presenza negli Shandon per un certo periodo mi sta regalando una cosa molto molto figa, che poi ne parleremo in privato e ti racconterò, ti farò ridere, quindi niente, in realtà sono grato agli Shandon nonostante tutto. Ma poi noi consolidiamo la nostra amicizia quando tu sei entrato nei The Crew, che ovviamente hai avuto un periodo abbastanza lungo e heavy quando i The Crew erano post hardcore, io lo chiamerei così perché non vorrei dire quasi sì, non era sicuramente hardcore all'Youth of Today, ecco. Esatto, esattamente. Comunque, no, dimmi un po' cosa ti ha insegnato durante queste splendide... Stavamo registrando Nestrai ed eravamo... Che cazzo di studio era, K? Il Beats. No, scusami, no. Il Malibu. Bravissimo. Malibu con Paolo Mauri. Anche. Bravissimo. Stavamo registrando le batterie con il grande Teo. Teo ancora in Australia? Credo proprio di sì. Ok. Teo, il batterista di Shadow, si è trasferito in Australia, sì. Esattamente. Ad un certo punto, ti ricorderai che era un batterista molto bravo, molto attento ai super dettagli, le super robe, smadonnamenti, robe, non fare quella faccia che ti vedo. Va bene, ok. Okay. Vabbè, comunque lui si era incaponito su una questione di batteria, un fill, adesso non mi ricordo esattamente che cazzo mi gli stesse venendo. Tu a un certo punto schiacci il tollback del mixer e gli dici: Teo, questo non è un disco di batterie, hai rotto il cazzo. E stacchi il tollback. Nella mia piccola carriera di produttore degli ultimi anni, devo dire che questa cosa l'ho riciclata diverse volte. Hai rotto il cazzo. Sai che forse mi hai appena fatto capire perché Teo mi ha sempre odiato. Perché non c'è stato mai un grande feeling fra me e lui. Allora forse magari se l'era sentito, era un po' per malusino. Era un po' per malusino, questo è vero. Dai. Anche tu ogni tanto però potresti toccarla un pochino più delicatamente, capo. Cazziatone. Allora, sì, avrei potuto
in più di un'occasione anche con più di un batterista e anche con più di un altro strumentista, perché per spesso volentieri diventava non è un disco di chitarre o non è un disco di violini o non è un disco di cantanti stonati, che questa è un'altra chicca che ho usato più di un'occasione. Però no, in realtà sì, diciamo che la brutalità in studio certe volte è libera dall'impasse, perché il vetro tra la sala di registrazione e il mixer, la sala di ripresa, insomma, scusami, la sala dove registri è dove c'è il mixer, e la sala di ripresa dove suonano, crea una specie di, come dire, di stato di alienazione, che porta il musicista ovviamente a avere delle reazioni diverse. Cioè no, io mi ricordo anche durante quella session di Nice Try, comunque a volte ti capita di avere dei momenti di crisi importante durante le registrazioni, quindi è davvero, va misurata l'interazione, soprattutto se sei dalla parte del banco, va misurata l'interazione con gli artisti che stanno registrando, perché comunque è davvero stressante. Io mi ricordo un paio di occasioni in cui davvero, cazzo, volevo prendere, spaccare tutto lo studio e andarmene a fare in culo voi, il vostro disco di merda e tutte le cazzate della musica di sto cazzo, ma va. Ci sono quei momenti complicati, però poi si superano con grande classe. Gozer, sono un tuo grande fan, tantissimo, fortissimo. Allora, dunque, aspetta, facciamo un po' di saluti. È arrivato Valerio, che salutiamo, che anche lui è la nostra groupie di Twitch. Anzi, guarda, aspetta, voglio far vedere a Gozer. Vabbè, no, non ce la faccio. Adesso arriviamo con tutto. Ti fanno i complimenti per la scatola, per la scatola, per la tavola da skate e per tutto il resto dello sfondo. Bongzilla, tanta roba. Ecco, insomma, va bene. Ottimo. No, Laura, ragazzi, Laura. Laura, tra l'altro, Arthur, ti ho ri-instagrammato la storia della tua colazione. Buongiorno anche a Marion, che saluta tutti dicendo che Nice Try è un album stupendo. È forse l'unica sulla faccia della terra a pensarlo, Shandon inclusi. Allora, Nice Try è una canzone meravigliosa, secondo me. Una canzone meravigliosa, proprio bella, 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 bella. Il disco... diciamo che rispetto ai dischi degli Shandon è quello che è meno omogeneo all'interno del disco, nel senso che era un pezzo un genere ed è stato un po' il limite del disco, secondo me. Discussioni su questa cosa non ne sono state fatte, vero? No, non è mai stato affrontato, okay. L'argomento ma siamo oltre Shandon per sempre e bella lì. Sì, esatto, va bene. Il quinto pezzo ci becca live. È arrivato anche Gozer. Non conosce Cic, ma tra Twin Peaks e Akira ha già vinto con lo sfondo. Secondo me, invece, Gozer, tu dovresti conoscerlo. Cic a filler, ma no, di vista sicuramente. Tra filler, robe, sì. Poi magari io non mi ricordo un cazzo. Ho visto mille persone. Però io so chi è lui perché sono un suo fan, mi piace un botto il suo lavoro e quindi sarà capitato di parlare insieme. Poi sai, siamo sempre un po' ubriachi. Bene. Fra l'altro il Bounty sottolinea che hanno inventato i Virtual Instrument proprio per quello, cioè per colpa dei musicisti, per non dover far più sfogare i produttori col pulsante. Hai rotto il cazzo. Virtual Instrument sono una cosa meravigliosa, ragazzi. Cioè, compratevi una scheda audio e mandate a fanculo tutte quelle robe lì analogiche. Allora, fanno una domanda che io a cui non ho risposta, ma credo neanche tu. Che ne pensate dell'uscita delle Mele Marce? E mi sono perso qualcosa? Un messaggio criptico? Io mi ricordo la Mele Marce Records, che era un'etichetta di un miliardo indipendente di un miliardo di anni fa, che forse era pugliese. Sì. Può essere che era un'etichetta pugliese, ma non sono sicurissimo. E avevo la maglietta della Mele Marce Records, perché aveva una scritta Hardcore Way of Life, chissà che fine avrà fatto mai, e me l'aveva regalata, oddio, Enrico, il cantante di Sottopressioni, che aveva preso il posto di Maio, quando poi Maio è mollato di sotto. Tra l'altro, guarda cosa ho trovato, K, te lo faccio vedere. Una chicca... Attenzione, partiamo. Aspetta che ti metto in primo piano. Si vede? Una locandina di Sottopressione stampata su una 3 di merda,
che non so dove l'ho raccattata, non ho idea, però che è bomba. Sì, cacchio, figata. Perché tu stamattina alle 8:30 mi scrivi un messaggio: ah, trova i dischi, trova le robe. Allora mi sono messo a spulciare e ho trovato le robe. Sei un grande. Fra l'altro, allora, tornando un attimo sull'argomento della colazione, vorrei dire che con mia somma gioia ho scoperto questo nuovo biscotto del Mulino Bianco, che adesso andrò a far vedere, in cioccograno. Zio. Che, ragazzi, pucciato nel caffè è una mina. Lo so che tu mi contesterai questa cosa. E... Look at me. Cosa ci... Crema al mango. Preso dai cingalesi, top. Cioè, aspetta, è un biscotto con in mezzo la crema di mango? Sono due cracker dolci con in mezzo una crema al mango. Ed è con questo che sei uscito dalla tossicodipendenza, giusto? Perché mi sembra di capire. Certo, ovviamente. Me l'hanno dato al CERT. Il biscotto del CERT. E fra l'altro continuano a quello quel pallone della, come si chiama, della Firehouse di San Francisco. Vi ricordate quando Leo Cavallo facevano quella fiera indipendente di serigrafie, eccetera eccetera, ma stiamo parlando dei ragazzi, che cazzo ne so, perché questa stampa qua è per l'uscita degli Ellonesti, se non ricordo male è del 98, non lo ricordo, e Firehouse aveva fatto questa serigrafia a forma di pallone da basket per la presentazione. Infatti c'è scritto Official Megastore Release Ball, praticamente facevano il firmacopie nei Virgin americani e avevano fatto questa serigrafia, e in Italia la Firehouse era venuta a Leoncavallo a questa fiera, che forse organizzava Corrado, potrebbe essere, ma chi lo sa, che non se lo ricorda. Sì, Corrado. Mi sembra 2007, 2006 o forse 2012, non mi ricordo. Esatto, e l'ho comprato da loro, che erano stati ospiti. Ed è un pezzo che ovviamente amo, perché amo fortissimo i Beastie Boys. Il Communication nella mia adolescenza è stato il disco che, quando ero preso male, ascoltavo il Communication e guardavo Goodfellas e vabbè, mi fumavo le canne. Io invece ti faccio salutare anche da quello che ami tantissimo, cioè il mio gatto, per te che sei allergico. Quindi... Ma io gli voglio bene, i gatti, è la natura che ha deciso che non possiamo che essere non potevi, troppo amici. Non potevi abusare. Però, va bene, il mio gatto comunque ha deciso che vuol fare... Si chiama Milk, vi saluta a tutti, comunque va bene. Okay. Bella Milk. Allora, dunque, c'è chi, come Ale Budoni, dice... sono galbuserista 100% con la tuta del Mago G, ma approva il cioccograno, vedi. No, perché il D.U. è un uomo di mondo, un uomo che ne sa, capo. Tu queste cose devi sapere. Senti, Cicci, nel tuo girovagare fra le varie band, sì, io ne ho una precedente a quando ci siamo conosciuti, che però devo, certo, far vedere a tutti, perché allora contestualizziamo come sempre, vabbè, Shandon e tutto il resto, ma soprattutto Brianza voleva dire, più che le band, Drink and Dream. No, con calma. Con calma. Innanzitutto, Brianza sì, ma 039. Okay. 039. Qui già stiamo sul campanilismo, perché è vero che lo 0, okay, cos'è, 031? No, 030. Cioè 0362, 034, qual è la Brianza sbagliata? Noi parliamo della Brianza quella giusta, ok? Quella di qua. E soprattutto la Brianza è blu. Sì, vero. Poi sì, ci sono i posti dove si va a bere, dove ci si ubriaca, dove si compra la droga, tutto il resto, però comunque la Brianza è blu, istituzione. Da neo milanese invito i milanesi ad andare al Bloom a fare quella cazzo di tangenziale est, che non è peccato farla,
perché hanno sempre, i milanesi hanno un po' un problema a raggiungere il Bloom e mi dispiace sempre molto, però vabbè. Tra l'altro Bloom che sta facendo una raccolta fondi per finanziarsi, perché ovviamente è chiuso da un anno e mezzo o più, e, certo, e come tantissimi altri locali, quindi sul sito del Bloom potete trovare, mi sembra bloomnet.org, ora non vado esattamente, bravo Kappa. Facciamo, aiutiamo anche gli amici del Bloom, dove io e te sicuramente abbiamo visto dei concerti epocali lì dentro. Tra l'altro tu che cosa ci hai visto di clamoroso lì dentro? Perché io ho visto praticamente tutto. Green Day, Nirvana, più volte lì le ho conosciute. Allora, i Green Day ero fuori perché ero povero e non avevo i soldi per comprarmi il biglietto. Sì, tra l'altro non era ricordo, sold out. Green Day non era sold out. No, al contrario, ero comunque povero. Tutti. Ma mi ricordo che il buon Ciano, chitarrista di The Crew, li portò in giro a cercare il fumo dopo il concerto. Non mi ricordo se andarono a Milano o che, però era il tour di Duki, ma pre-video di Basket Case, se non ricordo male, e quindi non avevano ancora fatto il botto. Erano uno dei tanti gruppi punk rock americani, molto fighi, molto bravi, ma non avevano ancora fatto l'esplosione che poi avrebbero fatto da lì a poco, che è una roba simile a quella che è successa in Nirvana. Hanno suonato al Bloom, dopo è uscito il video e sono diventati Gesù. No, su quello ti devo dare torto. I Nirvana in realtà nel 90, adesso non mi ricordo, 89-90, avevano fatto il concerto di Spotlight Ad. Quando hanno fatto il concerto, volta. Sì, quando poi hanno fatto il concerto al Bloom per Nevermind, in realtà Nevermind il video girava già da alcune settimane e il concerto era già andato sold out, ma con il video e tutta la roba lì arrivò, tipo, credo che ci fossero fuori 5.000 persone. Io mi ricordo il caos fuori dal Bloom. Io ero piccolo, nel senso che nel 91 andavo in prima superiore. In Nirvana poi li ho visti al Forum, quando hanno fatto l'ultimo concerto. L'ultimo concerto, con i Melvins in apertura, può essere, ricordo bene? Non mi ricordo più. Concerto del merda, lui preso malissimo, col golfino, fermo immobile per 45 minuti, a posto così. Sì, esattamente. Mentre ricorda Arthur. Per favore. Chi? No, okay. C'è Pera The Water Tower in chat, io lo bannerei, poi senti. No, ma sai cos'è la figata di poter avere il Pera in chat che non, può, non può parlare? È che io posso dire Juve merda quanto voglio e lui può stare muto e non può farci niente. Comunque Pera, mi auguro che oggi vinciate, perché è una roba che non vi succede più tanto spesso. Va bene. Comunque Dent conferma Arthur che c'erano i Melvins di spalla in Nirvana. Allora, ricordavo bene. C'ero, ma non mi ricordo più un cazzo, cioè ho fatto tanti di quei boot. Comunque era 94-95? 94. Se non sbaglio. Vabbè, tutto questo perché, non so se hai notato, io ho deviato tantissimo l'argomento per non farti parlare di ciò che quello parlare. Che sarà. Che sono state le origini, no? Le origini, l'ho messo qua in... Calcola che io ho iniziato a suonare con loro che ero minorenne, innanzitutto. Ma in realtà anche quando ho iniziato a suonare con gli Shandon avevo 19 anni, cioè non è che fossi proprio... Allora, parliamo di questo splendido gruppo. Ok. Aspetta che mi metto anche in primo piano, perché è giusto che io faccia vedere bene... Mi sembra giusto. Aspetta, ecco qua, i Ragadi. Allora, io ho avuto a che fare con loro proprio la prima volta che ho visto gli Shandon in una festa dell'Unità in Brianza, non mi ricordo quale fosse, una festa... Ho vaghi ricordi, mi ricordo che c'era un gruppo di spalla che si chiamava Happy Days, che in quella festa dell'Unità suonava di spalla a tutti, credo che fosse... Sì. E gli Shandon, vabbè, fecero il loro concerto e tutto il resto. Poi alla fine del concerto arrivarono Maiolino e il Segre. Va detto che alcuni degli Shandon suonavano anche nei Ragadi, quindi c'era un po' di fratellanza basica. Proprio. Esattamente. E fecero 3 o 4 pezzi insieme, tutti a caso, così. Tra l'altro il Pera chiede subito la reunion dei Ragadi. E Ale Budoni dice la ristampa che il mondo si meriterebbe. Questo capo potresti farlo, potresti pensarci tu. Ma io sono convinto che qualcuno abbia qualche centinaio di copie nascoste in qualche scatola. È molto probabile, non sono io quella persona, però è molto probabile che qualcuno da qualche parte ce le abbia. Va bene. Allora, Tra l'altro, lo puoi prendere in mano? Ma per che etichetta è uscito quel disco?
Allora, aspetta che te lo dico, aspetta un attimo che stavo mandando un messaggio in chat ai futuri ospiti che arriveranno. Allora, l'etichetta per cui è uscito è, fra l'altro, neanche dici un'etichetta qualunque, ma te lo faccio vedere molto bene. TVOR! Pensa a te! Io neanche me la ricordavo sta cosa. Tra l'altro è uscito con un formato molto particolare, nel senso che si usava molto ai tempi, cioè non usare la confezione chiusa, ma la confezione aperta a mo' di libretto. Certo. Faccio vedere anche questo, scusate, zoom, perché sono regista e autore tutto insieme. E, con contenuti vari, fra l'altro qua c'è una splendida foto di un... Aspetta che vediamo se riesco a far vedere una... Credo che sia Holly questo. Sì, sì, è Holly. Sembra Holly gonfio di acqua, ma... Guarda Diego, com'è bello. Diego, sì, ci sono tutti. Certo, ci c'è anche Luca tutti, De Crammi. Guarda qua. Luca De Crammi, Maiolino e Segre. Esatto, insomma. Esatto. Vabbè, un miliardo di anni fa. I ragazzi hanno avuto una brevissima vita, ma molto intensa. Molto intensa, molto intensa, sono molto d'accordo. Comunque diciamo che questo è il primo disco che hai fatto, no? In teoria, da quanto ho capito. Aspetta che ci penso. Sì. Vorrei dire cioè, che magari tu... delle demo, delle cose. No, sì. La prima cosa che hai pubblicato aveva le chiappe, anche le tue, in copertina. Te lo voglio ricordare perché così magari se te le sei dimenticato perché sei anziano. No, ma adesso ora lo sai. Quei cellulari, vuoi non fotografarti il culo almeno una volta alla settimana? Ma cazzo, negli anni 90 non era la stessa roba. No, però adesso si può fare, allora no, purtroppo non si può. Aspetta, che forse c'è Dr. Pepper che vuole dirci qualcosa. Aspetta un attimo che lo vedo carico. Eccoti. Quella! No, è andato giù, l'ha fatto di quella ed è andato giù, perfetto, ottimo. È entrato. Io amo i fratelli maggiore, eh. Io i fratelli maggiore li amo da sempre, fortissimo, tantissimo. Anzi, voglio fare una prima... grande provocazione, posso capo? Vai, provoca. I Lacrisi sono meglio dei Sottopressione. Attenzione, a questo punto ritiriamo dentro. Eccomi. Dario. Ciao ragazzi, sono qua a bermi un caffè. Questo è Francesco del Biroch Bar. Buongiorno a tutti. Bella vado Francesco. Sempre a bere caffè qua io, che vicino alla galleria. Buongiorno a tutti. Bravo. Caffettino e via. Anzi, ma... adesso esco, prendo il mio zucchero. Ma dai una paletta, per favore. Cazzo, te lo dato l'euro, no? Yeah. Ecco qua, ci siamo. Bella. Comunque, riguardo alla copertina dei Ragadi, per ci sono rimaste uguali. C'è una bella giornata oggi, allora. Innanzitutto, scusate per prima che avevo il fiatone, quindi magari non mi si capiva molto bene. Adesso invece ho il fiatone perché sono un ciccione di merda. Però hai cambiato la felpa. Cosa? Però hai cambiato la felpa. Aspetta, non t'ho sentito. Che dico, adesso hai cambiato la felpa, non è più quella roba lì. C'è una bella camicetta nera elegante, perché insomma in galleria bisogna mantenere un certo tipo di decoro. Certo. No, poi vabbè, attualmente c'è una mostra di Paolo Ventura, quindi anche se sono delle opere un pochettino più... frizzantine, un po' più giovani, comunque bisogna mantenere un certo ordine, non si può troppo sciallare, anzi la mia titolare mi dice sempre che sono un po' troppo svaccato, quindi vabbè, lo smoking non ce l'ho e non sta neanche bene con lo smoking, quindi allora di cosa stavate parlando, così entro a gamba tesa allora, un paio di minuti. Guarda, Cic ha dato una definizione di quelle storiche, prego Cic, ripeti. È un'opinione e ho detto che secondo me la crisi sono meglio di Sottopressione. Queste sono opinioni, ma a me fa piacere, davvero, a me fa molto piacere. Sai che io sono da sempre un vostro grandissimo fan, poi tra l'altro secondo me la crisi hanno scritto alcune delle canzoni romantiche più belle che io abbia mai sentito. Addirittura romantiche? Sei sicuro di ascoltare il gruppo giusto? Perché qua... Sì, assolutamente sì. Non far finta di non capire, perché con me non ce la fai, caro. Vabbè, tu poi ci conosci bene, ma io in realtà lo conosci anche da molto prima di me, quindi conosci bene i testi. E lui, sì, lui...
lo dice anche in una canzone, romantico incompreso, che poi non è vero, mica tanto incompreso. Io l'ho sempre colto, il suo lato romantico l'ho sempre colto e adorato tantissimo, quindi per me è proprio La Crisi, è una, proprio una delle mie band italiane preferite, ma tanto già lo sai, però diciamolo anche a tutti quanti. Però guarda Ciccio, che sei un modo per cercare di convincerci a fare una reunion, non ci siamo, eh. No, ci ho rinunciato, guarda, ci ho rinunciato. È più facile che organizziamo una gita. Che tu torni a suonare negli Shandon. È più facile, boh. Scappano. Il passato resta sempre dov'è. Allora scusami, non ci può essere nessuna reunion della Crisi a questo punto. Ma infatti io non ho chiesto nessuna reunion della Crisi, io accolgo la cosa. Allora, vorrei dire una cosa sulle reunion però. Che è una roba che ho qua da 20 anni, no, da qualche anno. Io sono già d'accordo con te. Perfetto. Allora, io questa cosa della reunion, nel senso, secondo me le band possono sciogliersi e riunirsi quando cazzo vogliono, ma se fanno le frasi tipo i Refused, che noi integralisti, noi facciamo tutti i discorsi da non ci riuniremo mai, e poi la fai... Io che sono tuo fan, vengo a vederti, godo del concerto di Reunion, però poi dico che sei comunque uno stronzo. Ecco, lo devo dire, i Refused sono degli stronzi. Vero. Vabbè, ma è assolutamente così, K. Cioè, però non è un'opinione, questo è un dato di fatto. Sì, non concordo anch'io. Ma nel mio caso diventa un'opinione, perché io l'ho condivisa col cantante dei Refused dicendoglielo. Vabbè, ma tanto lui è un po' così, è un po' naif, probabilmente... Sì, ne frega un cazzo. Mi viene fatto un cazzo. No, vabbè, per quanto riguarda noi La Crisi, in realtà non c'è bisogno, nel senso che se non hai più quell'urgenza di comunicare e fare hardcore in quel modo, non lo fai, piuttosto appunto come ha fatto Maio, ha fatto altri gruppi, perché lui comunque poi ha suonato per i Wounds per un periodo, però era proprio tutt'altra musica, nel senso, cioè, era pur sempre hardcore, però tanto cantato in inglese, la voce era molto più ruvida, per quanto ci potessero essere delle vaghe somiglianze da Crisi, comunque era un progetto diverso, quindi per dire, io approvo i musicisti che si reinventano o comunque cercano di fare dei progetti nuovi, perché magari personalmente, individualmente sentono quel bisogno di farlo. D'altra parte invece sono assolutamente d'accordo con K. Insomma, se non sei proprio convinto di non riuscire a evitare una reunion, quantomeno magari si scaltro e non pubblicare lo scioglimento, cioè te ne rimane lì un attimino congelato, poi quando c'hai di nuovo voglia di suonare ti rimetti a suonare. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. No, infatti non è obbligatorio sciogliersi, si può anche smettere di suonare e basta. E poi si sono mai sciolti ufficialmente? No, dimmi. I Fugazzi si sono mai sciolti ufficialmente? Non mi pare. No. No, cioè hanno smesso di fare roba e... Picciotto. Perché Ian McKay è uno stronzo, però alla fine c'ha sempre ragione. Porca vabbè, quello sì, assolutamente. Ha sempre ragione. Cioè, è una roba incredibile, eh? Lui è uno che ha sicuramente la testa e ha ben chiaro cosa vuole fare. E inoltre... Onestamente, dal punto di vista etico, è ineccepibile. Al di là di tutto, proprio è concreto, non so come dire. Quindi, l'unico che secondo me è riuscito davvero a far coesistere una certa integrità al business, vero? Proprio come parlo di lavoro, come dirlo. Lui secondo me ha fatto una cosa molto semplice, cioè, invece di cercare di ingrandirsi, ha fatto un progetto e lo ha mantenuto nel suo contesto. Che nella è una sua dimensione. Sì, esatto, cioè, è una cosa che spesso viene persa di vista da chiunque fa un'attività commerciale comunque, no? Cioè, c'è sempre la voglia di diventare sempre giganteschi, più grossi, espandersi, invece lui semplicemente ha fatto un'etichetta, ha pubblicato le sue cose, le ha mantenute a un certo livello per sua fortuna, perché è palese che comunque i numeri permettano di alimentare la sua struttura,
ed è andato avanti così. Vero, vero. Bene. Comunque Arthur ne ha detta una molto bella: i Refused sono gli U2 del post-hardcore. Allora, io ho concesso e perdonato i Refused per la reunion solo per un motivo, perché ho potuto vederli suonare su un impianto serio, perché io purtroppo i Refused li ho sempre visti suonare in dei posti dove l'impianto o era spaccato o i microfoni mancavano, non so come spiegarlo, ed era sempre una merda nonostante loro sul palco fossero devastanti. Tornando alla tua domanda di prima, io i Refused li ho visti al Bloom. Ecco, quello è un contatto che io ho perso. Di spalle 108, erano giovanissimi, avranno avuto 18 anni, una roba del genere. Sì. Io ricordo pochissimo di quel concerto, onestamente, però. Se non sbaglio, il chitarrista aveva fatto stage dive e si era schiantato sul pavimento, se non ricordo male. Cioè, è vero, ma non me stupendo. Aspetta, io intanto vi devo mollare che devo rientrare in galleria, quindi un salutino. Okay. Dario, scusa, prima di rientrare ci chiedono cosa ne pensiamo degli Slender. Tu ovviamente lo stai molto meglio di me, visto che hai fatto la copertina del disco. Allora, no, ho fatto le magliette, disegnato le magliette. Sì. Gli Slender, tanto è un peccato che si siano sciolti. Esatto. Si sono sciolti? Non lo sapevo. Non suonano da un pezzo, sì. Beh, anche lì non ho ben capito se è ufficiale lo scioglimento oppure no. Dovrei chiedere a Samal, però è da un po' che non fanno nulla. Onestamente, gli Slender sono uno dei pochi gruppi hardcore degli ultimi anni che mi piace veramente. Anche se non è mai stato quell'hardcore che mi piace, perché loro sono sempre stati un po' tough, a me invece piacciono le cose un po' più introspettive, un po' più che puzzano di vecchio, e gli Slender mi piacevano perché avevano una bella ironia, poi dal vivo erano devastanti, dal vivo veramente pazzeschi, e poi onestamente erano un gruppo super attivo, Samal poi soprattutto con il centro sociale Rivolta, nella quale poi organizzava purtroppo, ahimè, il Venezia Hardcore Fest, è sempre stato super attivo, quindi da quel punto di vista secondo me era un gruppo incredibile. Era un po' un gruppo, io parlo al passato perché ripeto, non sono andato tanto, poi magari non si sono sciolti, però era un gruppo che mi ricordava i gruppi vecchi, cioè di quelli proprio super attivi, di quelli dentro la scena tanto, trascinatori, erano dei trascinatori, e quindi è un peccato, secondo me è veramente un peccato che siano sciolti, ed erano una band magnifica. Mi auguro che se non si sono sciolti, mi auguro che facciano appena possibile un'altra data, e altrimenti se si sono sciolti che non facciano la reunion. Vabbè, Samaldi, dicono, hanno detto che appunto sono in, diciamo, in stand by per ora, vediamo un po', mettiamola così, va un pochino, vai a laghi un po', come si suol dire tecnicamente, è andato giù da solo. Perfetto. Allora, dunque Cic, io ho un secondo ospite con cui andare avanti insieme a te. Allora, innanzitutto ne ho due. Il primo lo tiro subito dentro, che è il mitico direttore di Pogo, che è Dan, che ci ha raggiunto dopo aver... Ciao Dan! Ciao ragazzi, come va? Un piacere di conoscerti. Tutto bene. Con che tazza mi sfidi? Con che tazza mi sfidi? Vediamo un po'. Facci vedere la tazza, subito, voglio la tazza. Niente, si è inchiodato, come al solito si è inchiodato, è un grande classico di Dan, lui arriva, parla, dice ciao e poi gli si inchioda il computer, e allora io ti ributto giù mentre che cerchi di capire sta cosa. No, aspetta, ecco, si è autoeliminato, allora, è una gara eliminazione questa puntata. Allora passiamo al terzo ospite, che sono due ospiti in uno, perché in uno schermo solo. Premessa, uno di loro, il buon Sal, ha fatto un post condividendo un articolo che parlava della morte di tutti i Ramones storici e della morte del punk. Questo articolo poi è stato un po' diffuso in rete, se ne è parlato un po', è stato ben divertente da
da leggere, soprattutto i commenti, il punk è vivo, il punk è morto, insomma queste cazzate che si sentono dire dal 77 probabilmente, anche subito poi 5 minuti dopo che era nato. Perché poi 77 è una data per caso, perché in realtà nasce anche ben prima, secondo me. Comunque, e la cosa divertente di questo articolo è che è lunghissimo e io in maniera molto punk l'ho mollato a metà. Non, cioè, perché era una rottura di coglioni, scritto bene, tutto un po' anche, cioè, argomentava bene. Adesso poi lo metterò in condivisione così potranno vedere tutti, ma partiva con una premessa assolutamente agghiacciante. Cioè che i Ramones era un gruppo che non aveva mai avuto successo in discografia. Cioè i dischi dei Ramones, secondo il povero Cristo che ha scritto questo articolo, non avevano venduto. Buttalo dentro. Adesso dai, buttiamo dentro intanto Sal e Irene dei Viboras, che sono, vedo, a tavola, già che stanno facendo colazione. Ho aspettato di beccarti subito in primo piano, Sal. Così. Sono spaventato. Beh, ma se tu non ascolti bene, noi ti ho fatto una preparazione clamorosa. No, ma io ascoltavo, soltanto che ho dei problemi con l'attenzione dall'elementare. Che va così. Quindi tu ascolti, entra da una parte, esce dall'altra. Fai vedere la tazza, aspetta, scusate, qui è la gara delle tazze. Vabbè, adesso il time, ragazzi, questa. Top della vita. Comunque, aspetta. Vabbè, dai, ce l'hai. Beh, anche qua, qui, allora, dunque, qui Star Wars batte clamorosamente. Vabbè, ragazzi, Star Wars, le basi della vita. Ci siamo noi, primo piano. Mamma mia, che bel primo piano. Non vedevo l'ora di vederti così vicino dai tempi di un concerto, guarda. Che ormai non ci ricordiamo più neanche come si fanno. Quindi... Hai detto una parola che non mi dice molto, concerto. Concerto, perché? Perché? Ma andiamo avanti col discorso della morte del punk o di Ramones, che cazzo è stato... Infatti io l'ho beccato ieri sera, saranno state le 11 qualcosa, così ho detto, boh, vediamo se... Chiedo consiglio, perché un po' mi ha colpito, mi ha dato... Beh, non è che dicesse cose nuove, è vero, lunghissimo, una cosa rara oramai... quando si scrive bisogna trovare la giusta lunghezza di solito, no? C'è pochissimo di solito. Ma sai che in realtà, secondo me, se sei sui social va bene, devi essere un po' sintetico e tutto, però giustamente quello era il suo blog, la webzine, non so che cazzo fosse il sito, giustamente ha voluto fare un pippone, l'ha fatto, però io devo essere sincero, il pippone sul punk vivo, il punk morto, anche no, nel senso, cioè, basta. Ma poi punk vivo, punk morto, ma perché deve essere una roba, deve essere viva o morta? Già il fatto che ne parli vuol dire che è viva, perché se no non ne parleresti. C'è già un controsenso, definire una cosa morta parlando di un genere musicale è un po' una stronzata. Sì, sì, è assurdo parlare di qualcosa di, come si può dire, di non tangibile e che poi assomiglia alla, come se la tua giornata, tanto per dire, tra l'altro, fosse morta. Cioè, la mia giornata è, poi, guarda chi è, Oscar, grande Oscar, come se io, la mia vita fosse morta. È assurdo, no? La mia passione per i soldatini è morta. Che ne so, una serie di questioni. Anzi no, magari non più che passione, proprio un modo di vivere. Non te ne preoccupi. Come fai a dire che è una roba, come fa a morire? Però è vero che la provocazione, secondo me, ci poteva stare, soprattutto nel titolo, no? Che diceva i Ramones sono tutti morti e il punk invece pure. Esatto. Richiamava tra l'altro una battuta, credo, della rivincita dei Nerds, quando il padre porta i figli a scuola e dice voi pensate sempre soltanto alle donne, io invece pure. Mi ha ricordato quella roba lì, non so se l'avete visto, la rivincita dei Nerds. Ho un vago ricordo, perché è un po' di anni che non lo vedo, però mi ricordo il film, sì. Film zozzone, dove vincono gli strani. Attenzione che forse ce la facciamo a tirare dentro anche Dan, vediamo se Dan, mi sentite adesso? Ci siete? Ma è successo una specie di blackout, cioè mentre mi collegavo è partito tutto, non so, stanno facendo dei lavori fuori, come state tutti? Buongiorno. Buongiorno. Ciao, piacere, buongiorno. Allora, dunque, ecco. Questa è una tazza fantastica, perché ci va la moca da tre tazze, è perfetta, è un po' più grande della tazzina, è un po' più piccola della mug, è fenomenale.
perché tu ti spari una moca intera in quella tazzina lì, giusto? Ci quindi... vanno tre tazzine lì dentro. Brande, inizio la giornata brande. Così io. Ottimo. E con chiaramente con le gocciole, direi. No, questo è un cookie con le gocce di cioccolato delle Tre Marie. Cazzo, ragazzi, qua si gioca allora, più tanti. Finezze. Allora, Sal, facci sapere. Allora, Sal, voi invece... Voi due cosa avete dentro le tazze? Noi perché le tazze le fatto tutto perché io stavo morendo di fame. Nella tazza abbiamo mangiato di brutto. Abbiamo questo, affettato vegetariano, focaccia, brie, patate d'olive e uova strapazzate. Quindi voi siete per la colazione salata, quindi? Come seconda colazione sì. No, è per tutto. Io bevo invece, io sono quello che fa schifo di solito anche quando va al bar, perché sono quello che chiede il caffè, l'orzo in tazza trasparente, no, media, schiumato con latte di riso, con zucchero di canna, però quello vero. Poi in tazza fredda, sai quelle cose tipo tazza fredda, latte caldo, quelle... che ti odiano, che i baristi ti odiano dopo. Esatto, cioè io credo che i baristi quando arriva uno che non vuole o il caffè o il cappuccino già iniziano, vai adesso ci sputo dentro. credo di aver bevuto un sacco di sputi in un paio di bar e sono pure tornato perché mi piaceva. Beh, giusto, quindi, giusto così, giusto così. Quindi, no, io no. Allora, io la colazione salata me la farei spesso, però sono pigro e quindi... A meno che non diventi il brunch... La colazione salata è buona se non cucini tu. Ottimo, effettivamente. O se sei, sì. O se sei in albergo. E allora ce l'hai già. Non cucini tu. Esatto. se no appunto, cioccograno. Vorrei dire che la Barilla non mi sta pagando per questa cosa. Però Andrea Barilla, se mi vuoi mandare uno stock, io sono pronto. E quello che cos'è? Ve l'ho fatto vedere prima, questo qua è dolci con crema al mango comprato dai cingalesi sotto casa che Krishna li ami per sempre. Quando l'ho visto prima che lo mostravi all'inizio mi hai fatto venire una fame pazzesca anche con quello, è per quello che è giga chimico, super chimico. Comunque abbiamo una domanda, anzi un commento per Sal, che è quello di Arthur che dice voglio vedere all'estero se chiedi una cosa del genere cosa ti dicono. Beh, guarda, ma a parte che già solo il fatto che all'estero quando chiedi un espresso ti arriva una schifezza, ma questo vabbè, almeno rispetto agli espressi che beviamo noi. Però ecco, volevo dire una cosa che mi era già balenata nella testa ma poi non l'avevo detto nelle altre puntate. In giro per il mondo e... suggerisco a tutti di provare comunque l'esperienza di bere degli espressi laddove non c'è l'Italia e capire la differenza e tornare in Italia apprezzando il nostro espresso. C'è stata solo una volta in cui sono rimasto sconvolto da una bevanda che veniva definita caffè, che era in Turchia. Cioè il caffè turco, come te lo fanno in Turchia, è un'esperienza lisergica, perché sembra catrame. Cioè, veramente una roba che dici... Cioè, la consistenza è quella di una cioccolata calda densa, ma sa di caffè ed è buonissimo, ma non sono mai riuscito a trovare qualcuno che riuscisse a farlo uguale in Italia. E quindi è andato in Turchia, che è anche un posto bellissimo, a parte la gestione politica del paese, vedrete che il caffè turco è una bomba. Basta, chiusa parentesi. Forse devi mettere direttamente il caffè con un po' d'acqua in un pentolino e forse ti viene una roba simile, non so. Ho detto sì, caffè, se no, è passato subito il gatto. Però la sabbia, ti prendi io quando ho bevuto quello greco, che la tradizione si avvicina, no? Sembra sì. di bere un bicchiere di sabbia con dentro del caffè. Si deve abbassare, deve riposare, c'è quella merda. Ma il caffè turco no, attento, il caffè turco non è quella cosa lì, è una roba che viene fatta in macchinetta, cioè non è con il filtratore, quelle cose lì, ed è una roba densissima, cioè proprio, è come, non so come dire, sembra quasi un cioccolatino appena sciolto, cioè è densissimo. Beh, guarda, ti dirò. È una bomba, è una bomba. Se qualcuno Turchia... sapesse dove si può bere in Italia il caffè turco fatto alla turca, veramente... io vado a prenderlo. Ci informiamo, però c'è da dire che probabilmente se le cose si placano, io almeno ti manderò una testimonianza del fatto che andrò in Turchia perché mi voglio far trapiantare la cresta.
quindi è vero. Mi costa meno? Costa sì, meno? Il preventivo costa meno, perché se facevo fare un preventivo per tutto mi è arrivata una roba non pazzesca, no? Però ho mandato la foto con, non so, tipo una beccata online con questa cresta e costa meno, ragazzi. Cioè, quindi se vado caffè e cresta in Turchia. Poi vabbè, quindi politiche a parte. Sì. Oh, comunque il pera per il Cicc sottolinea questo, che Rock è morto, il Punk è morto, Cicc non ti vedo tanto bene. Vedo che pera, sempre essere sei un idolo. Pera, tu verrai con me e sarai la mia schiava. Avete già parlato quindi dell'articolo uscito oggi? No. Ho solo accennato l'argomento. In realtà la cosa è una che grossa intro. Sì, abbiamo fatto un'intro molto densa, aspettando te, perché in realtà io volevo affrontarlo subito con te, Dan, ma sei caduto clamorosamente dalla diretta. Quante volte è morto il Punk? Ma, diciamo che forse non è mai nato a questo punto, perché cioè, forse è la definizione, perché poi la cosa buffa è questa, che dire il Punk è morto, ma il Punk negli anni ha cambiato tante vesti, quindi non saprei infatti, neanche. Il discorso è che cioè, cosa vuol dire il Punk dal punto di vista musicale? È vivo, le band ci sono, anzi molte band sono mainstream, vendono un botto di copie, bla 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 bla. La questione è che cos'è il Punk. Quello allora già è lì, è tutto un altro discorso, è l'attitudine, l'approccio, la voglia, il gusto, che cos'è il punk, e quindi allora lì è nato, è morto, non è mai nato, non è mai esistito, esisterà per sempre, il punk è Dio, è sto cazzo. Beh sì, però, ma poi sai, anche come genere musicale è molto variegato, quindi anche definire, appunto come dicevo prima, dire che una roba è morta, cioè nel senso già solo il fatto che ne stai parlando vuol dire che tanto morta non è, nel senso è più una provocazione secondo me. Esatto. È ovvio che se andiamo a vedere che cos'era all'inizio, dove è nato, già non riesci ad identificare, è nato negli Stati Uniti o è nato... E in Inghilterra o cioè è molto difficile, cioè non voglio neanche affrontare il pippone del genere. Ti ricordi Kappa in una prima intervista di Pogo con Gilardino, il buon Gila tatuato dai nostri amici, a questa domanda lui rispose sì, il punk è morto, ma poi si cerca sempre il nuovo punk, la trap è il nuovo punk, il rap è il nuovo punk, quindi. Ma sì, è vero, è verissimo. Fra l'altro, il fatto che venga spesso assimilato a altri generi che non hanno nulla a che vedere dal punto di vista musicale è interessante proprio perché il punk esula dal genere musicale, cioè è una questione di attitudine, secondo me. Cioè, puoi essere punk in tante maniere diverse, facendo musica e non facendola, anche nella vita normale. E io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la trap è il nuovo punk per un motivo semplicissimo, non tanto per i gruppi o gli artisti che hanno successo, ma perché i ragazzini che vogliono fare qualcosa ed esprimersi hanno scelto di usare la trap come genere musicale e come stile musicale perché è più vicino e più semplice a loro, perché poi se andiamo a vedere il punk erano tre accordi, no? Perché era semplice, cioè pigliavi gli strumenti, le prime cose che riuscivi a fare imparavi suonando, non è l'origine, se la vogliamo mettere, era anche quella. In questo la trap è secondo me molto molto più punk di tantissimi gruppi punk attuali, se proprio devo dirla tutta. Ecco, ho tirato la mia bombetta mattutina e ve la lascio a voi così. Kappa, ti interrompo per dire una cosa che non è punk, ma un po' è punk. Visto che tu non lo fai mai perché sei un pirla, lo faccio io per te. Sì. Ragazzi, fate il follow al canale. Se avete Prime, fate il subscribe, che per voi è gratuito, e per i ragazzi di Pogo invece gli dà supporto. Esatto. Okay, fate una roba che è totalmente punk, supportate poco. Esattamente. Vabbè, quella roba lì. Poi sul discorso del supportare dei punk coi punk, potremmo parlarne per 18 anni, ma è un'altra storia che forse meglio non aprire. Un'altra puntata. E non riesco a star fermo. Scusate ragazzi, se mi vedete, se vedete che mi muovo è perché non riesco a star fermo. Qual è il problema? Non c'è mica problema, nel senso, è punk muoversi, lo faccio più che altro. Come hai fatto a fare il cartonato di Irene? Lei dov'è adesso? Perché vedo che è ferma nella stessa posizione da... aspetta che la sposto adesso. Fai così.
Però giustamente dicono il punk è uno stile di vita, poi viene il genere musicale, e Arthur sottolinea che un tempo dicevano che anche l'house era il nuovo punk ed era molto più do it yourself di molto punk fatto. Ma anche, anche sullo stile di vita, qual è, che stile di vita è? Cioè, perché anche lì c'è da discutere sull'attitudine, che attitudine è? Perché se poi è stile di vita, tipo avere il jeans strappato, quattro spille da baglia e quelle cose lì, cioè vabbè, ci limitiamo a questo, ok, più un look, un'immagine. C'è molto da discutere, potrebbe essere una bella puntata del mercoledì. Ma guarda, però io prendo spunto da quello che hai appena detto, perché ne avevo parlato anche con Franz qualche colazione fa, mi sembra. Le spille da balia, lo stile, l'estetica, che poi è stata definita da Vivienne Westwood, scusate la pippa un po' da modaiolo, avevano un perché, cioè lei prendeva vestiti usati della carità, rovinati, e li risistemava per poi venderli nel suo negozio, ovviamente per farci anche i soldi, e non per altro. Adesso Vivienne Westwood campa benissimo di quello alla stragrande, però ecco, in quello c'era l'approccio punk, secondo me, il fatto che comunque certo, andavi a riciclare, non andavi a seguire un consumismo imperante che poi nei 30 anni successivi è diventato clamoroso nel mondo, no? Cioè il consumismo è diventato, ha anche accolto il punk, perché poi a metà anni 90, quando sono usciti tutti i gruppi di quella seconda ondata punk, chiamiamola l'ondata da Green Day, Offspring, Rancid e compagnia bella, lì comunque di soldi ne giravano tanti, comunque non è che quando lei vede i documentari in cui Fat Mike parla del suo primo milione di dollari guadagnato, ecco, lì stride forte il contrasto tra punk come concetto etica e suono punk, ho fatto un botto di soldi. C'è anche il fatto che in America non hanno paura di parlare dei loro soldi, di quanto guadagnano, c'è una roba, sono molto, in Italia se tu dici hai guadagnato tanto, poi ti vergogni quasi di aver lavorato per guadagnare dei soldi. No, è una roba culturale, certo. Ricordo un'intervista ai Doors, quando dovevano fare ancora Young and Good Looking, non so se ricordate quel disco che uscì per Epitaph. In un'intervista... Tu eri già vivo quando c'era Jim Morrison che faceva le interviste? No! Comunque, ai tempi, sentite come sto iniziando a parlare, sarà la vecchiaia, dissero, sto parlando in questo modo ultimamente, dissero... Quando usi egli è finita, quando usi egli sappi. Che avrebbero venduto il disco al miglior offerente. Cioè, ai tempi la questione era, questo disco per chi uscirà? Per chi paga di più, avevano risposto, erano gli anni 90 qualcosa. Dio santo, commenti negativi, non certamente come questi adesso, che si possono fare molto facilmente, ma comunque la cosa va infastidito in qualche modo, perché il punk ci si era fissati che era autoproduzione, per forza. Cioè, questi per forza, secondo me, cominciano a diventare a stridere, forse con l'idea di punk rock, che ci sia un per forza. Quindi, l'autoproduzione, che bisogna essere dei puzzolenti, che bisogna vero, che bisogna fare le cose con un'etica che poi alla fine non si sposta da certi binari, anche un po' cazzo, che poi vabbè, devi essere anche un po' cazzaro, che le cose a cazzo, cioè tutto questo non esiste. Chi fa le cose a cazzo, chi è che è puzzolente, chi è che non ha, chi è che non mangia, chi è che vive per, i musicisti che vivono per strada, cioè sono tutti immaginari, forse, ed è anche il ping pong tra chi non lo sa e chi è che magari invece pensa di appartenere a una di queste frange, e in mezzo ci sono tutti i coglioni come noi, cioè che alla fine vogliono vedere la cosa in maniera magari professionale, costruita, di vita, una fede. E poi, tra l'altro, non è che io stamattina non è che ero là, io mi sveglio e basta e penso, sì, magari penso di essere punk e cose varie, però mi sono ascoltato stamattina, perché non lo ascoltavo da fin da bambino, Seven Son degli Iron Maiden. Quindi le cose, capisci, forse alla fine, come dicevamo tante altre volte, alla fine l'etica rock, no? Rock and roll, forse il suo discorso di punk è uno dei tanti modi per identificarsi. Sì, assolutamente. Tra l'altro Kant dice una cosa interessante, che mette l'ombra del cattolicesimo dietro al fatto dei soldi che sono un peccato e tutto il resto. È un tema, quello della religione, che si scontra in questo argomento in maniera clamorosa, perché
sul fatto di fare i soldi che accennava prima anche Dan, che non è che cioè in America ne parlano senza grandi problemi, invece da noi sembra quasi peccato, appunto, come dice Kant, il guadagnare dei soldi con lavorando, perché poi cioè, si può anche fare punk rock lavorando, no? Cioè, fare delle scelte che comunque abbiano delle ricadute sociali senza bisogno che... Ma Cappa, ma sei tu a parlare o il tuo gatto in questo momento? No, è il gatto. È il gatto. Questa è la vendetta per il cartolato di prima. Io in realtà sto cercando di fare questa cosa punk, di vendere il gatto, cioè vorrei farlo diventare famoso e poi venderlo a una televisione. Apri un OnlyFans. Guarda qui la telecamera, guarda solo me. Vabbè. Beh, io colgo l'occasione e chiedo... Dov'è? Io chiedo all'Aldi di sponsorizzarmi con latte di riso, perché io ne bevo un sacco, basta. Cioè, se ci vede l'Aldi, okay. Signor Aldi... Beh, l'Aldi è molto punk, in effetti. Aldi è il supermercato punk per eccellenza. Devo dirlo. Ragazzi, ma all'Aldi trovate questo, eh. Affettato vegan con peperoncino? Sì, giusto? Ma non è piccante, però... no, è vegetariano, credo che abbia dentro il bianco d'uovo. Ho trovato anche questo all'Aldi. Sì, è vero. Aspetta, questo lo dobbiamo far vedere bene. All'Aldi sì, quello lo vendevano sempre. È vero questo qui. Ragazzi, volete sapere una cosa su quel disco? È una buona... Non dire cattiverie, eh? No, assolutamente, l'ho fatto io. Cioè, no, fatti scherzi. Green is a Wish è stato il disco più utilizzato dalla gente per chiedere l'erba ai propri spaccini via messaggio. Tipo, ciao... Green is a Wish, 10 CD ce li hai? Così. Ed è una cosa di cui sono sempre molto orgoglioso. Doppia utilità, quindi. Però scusami, allora l'unità di misura era il cic, dammene 10 cic, 5 cic, 20 cic. Ma cic, ma allora mi stai dicendo che quando me ne chiedevano 10 in una botta non mi stavano chiedendo i CD? No. Ma cazzo, vabbè. Capo, non l'avevi ancora capito. Capisci un cazzo, capo. Però io tanto i soldi li ho presi, perché io non sono punk, me ne fotto e li ho guadagnati. E tra l'altro non li hai mai condivisi, se posso essere polemico. Vabbè, allora, non li ho mai, scusa, sei saltato, ripetilo. Non li hai mai condivisi. Ah, per forza, con lo sbatta che ho fatto, anche condividerli dovevo fare. Ma neanche per idea. Adesso vi butto una bomba perché avete parlato di soldi. Oh, allora, dai. Parliamo di... I soldi ci sono i detrattori e i soldi, no? Cioè, quando uno fa i soldi la gente ti odia, o comunque quando pensano che fai i soldi la gente ti odia automaticamente. Certo. Quindi ci sono il discorso, no vabbè, però faccio fatica a dirlo, quando avete mi viene in mente Rock Sound, quando avete parlato mercoledì, o comunque anche il discorso di Pogo. Bene, sappiate che voi per la gente, sia da partire da Rock Sound che Pogo, così, siete degli arrivati, siete dei ricchi, avete rotto il cazzo, perché voi avete fatto i soldi. È vero. Avete fatto i soldi, avete rotto i coglioni, allora. Perché voi siete gli arricchiti del punk, del rock, quindi non siete veri, cioè i soldi non li dovete fare, dovete morire di fame, capito? E così lo speciale punk, chi è che lo faceva? Eravate sicuramente credibili. Più credibili, fate schifo. E bello, sai cos'è? Che i soldi li facevamo e ce li davamo a vicenda. Io li davo a Dan in pubblicità, lui tipo si inventava premi per restituirmeli e continuavamo così. Erano quelle 5.000 lire che tu trovavi in tasca ai tempi, dicevi cazzo 5.000 lire, le mettevi nell'altra tasca? Aspetta, 9.900 lire. Cazzo, c'è un deca. Adesso cosa ci faccio? Te lo mettevi, te lo scordavi e dopo li prendevi, cazzo c'è un deca, e lo rimettevi nella... Andavi in villa e compravi il fumo, cosa volevi farci con 10... No, Cicci, andavi in villa e compravi 10 CD di Green as I Wish. Giusto, c'è ragione. Che poi arrivava Morgan e ti scroccava da fumare. Morgan scroccare da fumare, è più probabile in che... In villa Monza, certo, assolutamente. Sai quante canne mi ha scroccato? Ma tu non puoi capire. Cos'è? Comunque Arthur giustamente dice che il mio gatto ha più like di Pogo e mi sembra vero. No, c'era una domanda sui soldi. Aprirò una pagina Instagram. Se c'è una domanda, un'affermazione, se chiedi soldi non sei punk. Valla a chiedere a Brad Gurovitz. Ma infatti, ma poi raga, ma chi se ne fotte? Cioè, vuoi pensare male di me perché ho fatto dei soldi? Tra l'altro vi porterei tutti quanti in banca a convincere la banca a darmi il mutuo per la casa che devo comprare, visto che, ecco. La questione è,
ma chi se ne incura? Vuoi pensare male di me? Ti mostro il cazzo, così la finiamo. Ma lì è un casino, vabbè. Che cosa è un casino? Vabbè. Sbattersi nel cazzo di quello che pensano gli altri? È punk? Se vogliamo buttare no, il cacciare. Sì, per più che altro è... No, credo che parlasse del mostrare gli attributi. Cioè, no, su Twitch non si può, perché poi gli strikeano il canale, K diventa povero, un casino. Ragazzi. No, è ricco, lui, quei due lì sono ricchi. Tu non ancora? Appunto, ma potremmo diventare poveri da un momento all'altro, se volessimo fare veramente i pan. Veramente, se alcune volte senti dei discorsi che dicono esattamente questo, che tu sei un arricchito col punk, non solo tu. Che un sacco di gente ci ha fatto i soldi e quindi, ahimè, voi non siete no, ma aspetta, questa fa ridere. Una volta mi ricordo... Che dillo a Malcolm McLaren. Esatto, K McLaren. Sì. Il, grande. Fuori che in un commento sotto un nostro video dei tempi, dei primi YouTube così, c'era scritto, si vede che quell'ammonia aveva creato a tavolino. Ci siamo immaginati... Tra l'altro, la cantina con questo tavolo che tu dicevi avanti il prossimo, ok, tu sei chitarrista. Adesso... sì, la selezione, io volevo fare i Take That, ma poi non ho trovato abbastanza bravi ballerini, allora ho reclinato. Cioè proprio tipo... Guarda che faccio un nome, guarda che faccio un nome, fallo, stai attento. Fallo, Cic, fallo, io non mi vergogno. Io non mi vergogno di un cazzo. Lo faccio? Garantisco. Vai. Broken Heart College. Cazzo, che bella. Quelli erano costruiti a tavolino, però non da me subito. Nel senso che la cosa bella è stata questa, che si sono autocostruiti loro a tavolino per avere successo. Sempre sul tavolino di casa di K, però. Certo, ovviamente. Faceva lì le cose. Sì, ma contemporaneamente mi avevano chiesto quelli di NTV un gruppo per teenager e io ho preso la cosa, l'ho unita e abbiamo fatto quel che abbiamo fatto, cioè portare due ragazzi della periferia romana fino al palco di Sanremo, che è super punk, anche perché, come avrete visto dalla performance, non erano proprio dei cantanti, insomma. Ma sei stata tolta anche da YouTube quella performance, non si può vedere in nessun modo, cazzo. Ci sarà un perché, eh? Vi garantisco che non sono stato io, per me, anzi, erano solo soldi che avrei guadagnato. Era sempre Universal? Sì, Universal. Ma io li voglio ascoltare. No, non vuoi. Non li conosci? Non hai... No, diciamo che uno di loro, adesso che fa il DJ di elettronica molto di quella roba tipo Steve Aoki, quelle cose lì, fra l'altro è diventato anche abbastanza famoso, ha fatto di tutto per poter cancellare il suo passato e non fare cose, non dover giustificare la vergogna di aver fatto quel progetto. Il biondo o il moro? Quello biondo o quello moro? Non lo voglio dire perché metterei in difficoltà uno o l'altro, quindi uno dei due comunque adesso è un DJ molto famoso. Fra l'altro uno dei due che era però comunque, va detto che il biondo dei Broken Heart College era uno dei due cantanti degli Ops The Last, quindi arrivava anche dalla scena... Ah, questo non me la ricordavo. Eh sì, Nick era uno dei due cantanti degli Ops The Last. Credo quello che facesse scrivere. Ci sono delle persone... Ora dei ragazzi che non hanno più passato, cioè, sì, chiamiamoli ragazzi, non voglio chiamare nessuno signore, che non ha, allora, manca un blocco della loro vita. Sì, lui ha annullato quella, cioè, penso che rifiuterebbe pure, anche se lo pagano, di andare a Meteore, sai quei programmi che fanno in Mediaset dove dopo 10-15 anni, lui direbbe di no anche a quello, nonostante probabilmente ti paghino per farlo, perché ti umiliano in televisione, quindi cioè, sicuramente... però tra l'altro Kant scrive una roba un pochino estrema, ve la metto sotto così. Kant è sempre provocatore. Dice che Ian McKay ha fatto grano a palate, ma si veste talmente male che non sembra. Mi sembra una cosa un pochino eccessiva. Ma è così. Bisogna fare i soldi, ma mantenere sempre lo stesso look. Non puoi passare da un giorno all'altro dal jeans strappato al pantalone vellutato, costa un casino. Ma ti immagini che a un certo punto fai i soldi in automatico, ti metti tipo la polo con il maglioncino legato qua davanti e te ne vai in giro così?
Grazie per il consiglio di style. Dopo mi vesto così per andare in centro. Volevo andare mia moglie Napoleone a fare un po' di shopping oggi. Ne perdi in credibilità, cazzo. Francamente, questa roba del look, nonostante un po' tutti siamo attenti a modo nostro, ha un po' rotto il cazzo. Adesso non so se come cosa ne pensate voi, ha un po' rotto il cazzo. Perché l'idea di... Sì, è chiaro, ci si contraddistingue così, ma a me, personalmente, non riesco neanche a spiegarlo, ma rotto i coglioni, cioè che ci sia un maglione, un vestito, un completo, poi ti va qualcosa che fa... Ma la divisa in generale è brutta come concetto, cioè la roba della divisa, vestiti tutti uguali, va a cagare, ma... Sì, è vero. Purtroppo è così. Diciamo che è molto giovanile come cosa, quindi capisco che magari l'adolescente... lo usa anche come per sentirsi integrato in un gruppo, che cazzo ne so, da adulti un po' più grandi, chiaro che magari a volte può sembrare anche un po' ridicolo, magari cioè, lo pensano i miei colleghi di me che vado in giro con le magliette delle band o che cazzo ne so, però cioè, alla fine il concetto di divisa che è bruttino. Beh, però il problema è in generale dello streetwear, che ossia tutto quell'abbigliamento un po' giovanilistico che col punk è esploso, è proprio questo che faceva il verso alle magliette delle band, perché poi nasce tutto da lì. Però il paradosso è che la divisa da punk è diventata una divisa che costa quasi come l'alta moda. Cioè, io mi ricordo le Vans negli anni 80 erano delle scarpe di merda. Cioè le mettevano i mortaccioni e costavano 35.000 lire, ora ti costa 90 euro un paio di Vans e fanno comunque cagare e sono sempre le stesse cazzo di scarpe di merda, cioè ti fanno venire i mal di piedi, perché ora con tutto l'affetto che voglio per l'Vans e tutto il resto ci sono delle scarpe che sono scomodissime, però questi cappelli stanno fuori a più di 30 euro. Io non cederò mai agli sponsor, però credo che non farei mai niente per loro. E poi le Vans comunque sono molto comode, non so cosa stai dicendo, capo. No, ma perché io ho i piedi piatti, quindi non anch'io, non... Anche lui. Anch'io, ammetto. Anch'io. Aspetta, cioè, in realtà, quindi, le scarpe da ginnastica dagli anni 80 in poi. Quindi il punk è avere i piedi piatti. È una roba da piedi piatti. È una roba da piedi piatti che va in contrasto col piedi piatti che è ecco, tutto un sistema che vanno contro i punk. Esatto. Non voglio rivelare, vi dirò, un mio amico, che si capirà che sono io, non ha fatto il militare grazie ai piedi piatti. Ecco. Però, allora guarda, adesso purtroppo ti devo scollegare, noi qua sono maioni, mi dispiace. Ma no, vabbè, vi teniamo perché Irene lo ha fatto. Come? Qualcuno di voi ha fatto il punturone in Naia, quello che ti rendeva radioattivo e... Ma è vero che non avete preso tipo il raffreddore per 10 anni di fila? Allora, io l'ho scritto anche su Facebook quando parlavano dei vaccini e tutto il resto. Mi hanno fatto la puntura che te la sparavano qua nel petto. Così ti dicevano, scusa, togliti la maglietta, sì, cosa? Boom! E ti piantavano un ago che ti lasciava un bollo, ve lo giuro, grosso così. Fiction. Sì. E io ero in una caserma in Friuli, a Pordenone, sono stato un anno lì, dove la caserma non aveva il riscaldamento. Non so se rendo l'idea, Friuli non è Milano, è Friuli, cioè... Pordenone era città, non era montagna, ma vi garantisco che anche a Cordenons, che erano le caserme più in alto, e non c'era riscaldamento, non ha mai avuto nessuno il raffreddore, la bronchite, la polmonite, il tifo o la lebbra, nessuno. E soprattutto nessuno sa che cosa iniettavano, cioè nessuno ha idea di che cosa ci fosse in quella siringa. Esatto. Vi dirò di più, poi vabbè, io ho avuto la sfiga di essere pure messo nei bersaglieri, che quindi correvamo tutto il tempo, e è vero che ti alleni e tutto, però io praticamente dal primo momento correvo come se fossi un calciatore dopato. E questa cosa qua me ne sono accorto perché non correvo mai, e quindi cioè tutto un tratto hanno detto correte, abbiamo iniziato a correre, non ci siamo fermati per un anno, ve lo garantisco. Quindi sicuramente allora, quella... Probabile. Quindi, misteri. Comunque,
C'è, scusate, Arthur che ha un dubbio, non ha capito chi è il nome della band. Non erano né i Gaia Corporation né i Vanilla Sky. Broken Heart College. Però uno dei Vanilla Sky, Daniele, era coinvolto come produttore. Ecco, lo dico così almeno ognuno abbia la sua dose di vergogna. Allora, addirittura il Bounty ha una demo mai uscita che metterebbe all'asta dei Broken Heart College, che culo, c'è veramente un magazzino di dischi pieno di Broken Heart College. Vabbè, allora dunque, ci sono un po' di commenti, aspettate che li sto selezionando un attimo sul punk, allora, vediamo che su tutto. Che offendano. Allora, il Bounty segnala insieme a Kant che Fat Mike si sta vendendo casa per 6 milioni di dollari, ma resta una spugna del bagno. Ok, va bene, vabbè, quello l'abbiamo visto. Oppure... Vabbè, d'altronde non è che può svendere la casa perché è punk, Non è che la può vendere a 2 milioni solo perché è punk. Esattamente. Però voglio dire una cosa, lo stanno facendo anche i Kiss, sia Paul Stanley che il bassista stanno vendendo casa, quindi non è punk per niente vendere casa a quei prezzi. Loro perché loro sicuramente avranno fatto una plusvalenza di quelle, come sempre, cioè, esatto. Non neanche dirlo, dei professionisti. Arthur giustamente sottolinea che Thrasher è diventato un brand ormai d'abbigliamento e non più legato alla cultura skate e alle riviste. Addirittura le fanno anche i cinesi le t-shirt Thrasher, quelle con ma quelle saranno Che se compri quelle, ecco, comprare quelle è punk. Grande teschio comparso in chat. Cic, fra l'altro, parlando di streetwear, lo sai che parola sto per tirare fuori, ti dice Budoni. Vediamo se la indovini. No, non lo so. No, Budoni dicela allora, che così vediamo. Il Bounty accusa giustamente H&M che sta riciclando tutti gli artisti, fra cui i Ramones dell'articolo citato da Sal, che ci sono le magliette dei Ramones ristampate da H&M. O hanno grande più, c'hai ragione. Ma tu pensa che H&M anni fa aveva messo fuori le t-shirt di chiunque, dei Kiss, poi dopo continua. Zeppelin, i Misfits, tutti. Continua tuttora a farlo, continua a farlo. Sì, tuttora. Sì, io vado a comprarle, non cazzo. Sì, sì, ma fra l'altro quelle dei Misfits costavano meno di quelle originali dei Misfits, quindi erano anche fatte meglio, se devo dirla tutta. Esatto, io ce n'ho una che sembra una Federa con la facciona, sembro il letto dei Misfits. Oscar sottolinea che Anaya mangiavi con la carne, la mangiavi che era congelata 10 anni prima. Devo dirtelo, Oscar, tu eri fortunato, perché la mia, ve lo posso garantire, perché ero sezione logistica di quella caserma di merda, era stata congelata negli anni 60. La razione K l'avete mai avuto voi due là sopra? Certo, il biscotto di cemento armato e la cioccolata scaduta, stupendo. Esatto, le scatolette assurde, la pasta e fagioli. Ma tu K hai preso il nome da quello, vero? La razione K. Esatto. Ma stavo per dirlo, cazzo! La razione K. No, io per fortuna sono finito in un posto non operativo, tra l'altro dove al militare ha fatto una delle cose più punk della mia vita, rischiando tra l'altro di finire nel carcere militare per non so quanto tempo, perché follia di Cristo fatta. Praticamente ero in provincia di Brescia, a Montichiari, e davanti alla caserma c'era il Florida, che era un disco pub becerissimo. Vabbè. Turno di guardia. Decidiamo di abbandonare la guardia e di andare al locale a bere. No, vabbè, via. Che figli. Sì, roba che rischi però un casino. Esattamente. È stata una delle più grandi follie della mia vita, perché se ci avessero sgamato ci avrebbero sicuramente messo in galera per non so quanto tempo. Ma lo vanno pigliati, quindi? No, diciamo. Zero. E ormai è in prescrizione, ormai è in prescrizione. Quindi... Allora, Cicci, la parola magica di Budoni è devotion. Devotion. No, io c'ho la felpa della devotion, adesso ve la faccio vedere. Vai ragazzi, pensate che in maniera totalmente casuale la devotion ha sponsorizzato il concerto dei Tomahawk a Rolling Stone senza cacciare una lira, tra l'altro. Ottimo, direi. Come ha fatto? Non lo so, è successo. Misteri. No, semplicemente penso che Mozzanica si fosse dimenticato che quella sera c'era il concerto e avevamo organizzato la nostra serata
Grande! Ma pensa a te, cazzo. Io ce l'ho identica, però con la stampa nera. Bella. Pensa a te. Falla rivedere un attimo che ti metto in primo piano. Contestualizziamo. Devotion è stato un brand di abbigliamento brianzolo. Sì. Fatto da numerose persone, anche sì, troppe. Sì, eravamo... Sì, esattamente, anche troppe. Anche troppe, perché io mi ricordo che un giorno venni al Bloom perché c'era una riunione della Devotion, Checco dei The Crew mi disse vieni che ci serve una mano, una cosa di qua di là. E praticamente c'era questa tavolata infinita di gente sì, e io guardai Checco come si... Tutti gli uffici del Bloom... Sì, ma poi ho detto, ma scusami, ma quanti cazzo siete? Siamo tutti soci, erano 13 persone se non sbaglio. Sì, ma se fa per ridere, K. Lo so, però è motivo per cui infatti non è andata molto lontano. Io avevo la felpa identica alla sua, però con la stampa in nero, se non sbaglio, nero su nero. Sì, bellissimo. può essere. Era veramente, cioè l'idea di fare una stampa nero su nero, io la trovavo geniale. Cioè, della serie vedo... Poi, io sono avanzate negli... Vedo non vedo, bella. No, ma è andato tutto sold out. Di più. E poi successe cose, fatto, gente partita, chi lo sa come è andata. Io poi come K ben sai, io non mi ricordo un cazzo, cioè la mia vita scorre, io ne sono totalmente incosciente e vado, faccio cose. Allora, fra l'altro giustamente Arthur segnala che la produzione dell'abbigliamento Thrasher viene fatta in parte in Messico, ma soprattutto in Cina, quindi c'è neanche che dici dei prodotti buoni. Ma Marion, che so che è un insider del mondo dell'abbigliamento, ciao, sottolinea Marion, che H&M paga i diritti e che quindi le t-shirt che troviamo nei negozi di H&M sono a tutti gli effetti originali riferite alle band, giusto Marion? Hai ragione. Beh, infatti è per quello che sono meglio, cioè perché comunque i Ramones sono morti, ma tutti hanno una maglietta di Ramones. Sì, esatto, esattamente. Poi vabbè. Mai avuto una maglietta di Ramones in vita mia? Manco io, il portachiavi. Questo neanche io, sai, non lo so. Non siamo più qualificate per parlare allora di quell'articolo, direi. Basta, non andremo più in giro. Irene, abbiamo i dischi dei Ramones, che è molto più importante. Qui, se no, perché se no poi sembra che neanche i dischi normali, no, perché cos'è io quello? Voglio ribadire che questi tiriamo fuori i vinilazzi, quelli. Ma di che anno è? Questa è pure una stampa americana. Di che anno è? È dell'80 questo. Questo è dell'80 stampa americana con date del tour dietro. Aspetta che mi metto in primo piano così lo vedo. No, scusa, stampa inglese, perdonatemi, mi sono sbagliato. Wow. E con tutte, fra l'altro, guardate, visto che il tipo dell'articolo diceva che i Ramones non hanno avuto successo, infatti come potete vedere avevano solo 3 date a Londra. E per dire tutto il resto poi in Inghilterra nel 1980, quindi pensa un po'. Grandisco questo e poi vabbè io tiro fuori giusto per farlo vedere singolo originale di vediamo se riesco a farlo vedere in maniera decente Cine in Japan Rock. Rock. Oh, yeah. Giusto per vabbè. Flex di K. No, è un vinile normale, un 7 pollici no, normalissimo sì. Era un altro tipo di flex, te lo spiego. Ah, ok, scusami, ho capito ora, perdonami, sono un coglione. Vabbè. No, è che sei bello, K. No, scusami, vai tu, Cic, prima. No, offendevo K liberamente, puoi andare. Ma K, ma quei due pop che hai là dietro, ma non riesco a capire, uno è Dustin, tipo di Stranger Things, quello sotto, o è... No. È Wayne's World. Wayne's World, ragazzi, film fondamentale, ragazzi. Garth e Wayne. Cioè, per me film, allora, a parte che sapete che sono un cultore dei film demenziali italiani, e quindi, vabbè, quello è un segmento a parte, però dei film demenziali americani, Wayne's World, Fusi di testa, il primo, è capolavoro assoluto. Assolutamente. Eccolo allora, qua. Da oggi in poi... Questo secondo me è la dimostrazione che i Ramones non sono punk. Il fatto che voi abbiate questa cosa vuol dire che i Ramones non sono punk. Aspetta, che poi a proposito di questi pupazzi, allora
c'è un negozio a Latina che si chiama Vinileria, bellissimo, dove c'è un sacco di vinile appunto, e ci sono un sacco di gadget e memorabilia, e ci sono anche questi Funko Pop, e ci sono quelli dei Police. Ma perché fai i pupazzi dei Police che non riesci a distinguerne uno dall'altro, che non hanno qualcosa di caratterizzante? Cioè non è Mick Mars o Nicky Six o Paul Stanley o Sid Vicious. E dipende di che epoca è, magari dell'ultima che si vestivano come dei supereroi? No, sono i Police, no, cioè i Police alla fine erano jeans e maglietta, se ci pensi. Sì, sì, quel periodo lì sì. Biondi non hanno niente di... Infatti sono rimasto colpito. Ma quello perché esiste un grande problema sociale che è il collezionismo. E per quindi, i collezionisti poi iniziano a fare ste puttanate che tanto sanno già piaga. Che venderanno agli scimmiati dei Police, gli scimmiati degli Sting, gli scimmiati esatto. dei Funko Pop, quindi bravi. Alla fine è una roba di marketing, metti insieme 2, 3, 4 argomenti con ognuno il suo scimmiato, poi prodotto che lo vendi a tutti quanti, tac, stacchi l'assegno e vinci. Esatto. Allora ragazzi, però per avvalorare l'idea di Dan e il commento di Dan, vi faccio vedere i Funko Pop dei Police, che con i potenti mezzi, come potete vedere, sono tutti uguali, ha ragione Dan, non hanno alcun motivo di... Cioè, forse il taglio di capelli di Copland, boh, ma, non lo so. Ma, sì, però, sì, però che capirai. C'è capito, cioè, potrebbero essere... Che sono... Eh sì. Potrebbero essere chi qualsiasi altra band. Come si chiamano? Jensen. Cioè alla fine cambia solo un po' il ciuffo e basta. Esatto. Effettivamente ci pensi potrebbero sembrare Jensen, obiettivamente. Anche vero, è vero. L'idea geniale del funk pop è proprio che tu lo caratterizzi il pupazzo con degli accessori o con dei cappellini, cioè tipo quello di Wayne's World, ora non si vedrà molto, ma ha proprio il cappellino di Wayne's World, ma... La faccia non vuol dire un cazzo. Però aspetta, io ne ho due che potrebbero... Gli unici provi... che veramente mi piacciono, che secondo me potrebbero avere un senso. Un problema che se li caccia fuori tutti, qua stiamo qua fino a fare la live sul Funko, fino a domani. Faremo una live solo sul Funko Pop Punk. Sì. Io invece in questo negozio passavo più volte davanti e poi entravo a prendere dei dischi e vedevo che sparivano sempre i Funk Pop e rimaneva sempre quello di Mick Mars. Alla fine l'ho comprato io. Tra l'altro il Funko di Johnny e Didi siamo sulle 600 bombe perché non li fanno più, il gioco è questo, che loro li producono, poi non li producono più e il collezionismo deraglia, ma i figli di puttana, io ve lo dico perché li conosco quelli che li producono, in realtà hanno i magazzini pieni, quindi ogni tanto li buttano fuori tramite eBay e ve li vedo. Oh che bello, aspetta questo io lo amo, questo ha il suo perché. E poi Voltron. No, il Funko Pop di Voltron è totale. Ecco. Questo lì è... In assoluto, qui siamo oltre però. Cioè siamo oltre la faccia rotonda con un elemento distintivo. Lì è proprio esatto. Tutto il pupazzo. Sono questi qua sono uguali. Poi in realtà ne abbiamo due a cui che ci hanno regalato fighissimi, che sono i due... Abbiamo perso Mizuko? Quelli no, di Shaun of the Dead. Ah, i due sì. Protagonisti di Shaun of the Dead. Jack Frost e Simon esatto, Pegg esatto, e loro due sono fighi però qua. Sono come tutti gli altri, mentre questi due cioè sono i due personaggi che ti potresti immaginare. Beh, allora, siccome conoscevo di Funko, se volessero farne uno su di me, l'importante è che lo fate con i tic, perché io sbatto spesso gli occhi, quindi Funko Pop animato un po' così dovete fare, non con gli occhi a palla ma con gli occhi così si capisce che sbatto spesso col naso storto perché faccio ma sbattere gli occhi è punk. È un tic da rocker, diciamo, più che altro. Io non so se poi è soltanto punk. So che lo faceva anche Mozart. Tra l'altro so, Teschio sottolinea che... Fra l'altro Teschio, che so essere un cultore delle action figures, sottolinea che le Super 7 sono le migliori, Super 7, chiamiamole come volete. Adesso mi fate incazzare. Qua voi parlate di collezionismo con questo, dai, non si può. Vado a prendere i pupazzi dei Kist. No, raga, no, non iniziamo con i pupazzi, perché sennò diventa un casino, tirar fuori tutto. Ragazzi, spaccola di me. È un cazzo di casino. Beh, guarda attenzione. Questo. Guarda che cosa ho trovato dall'America. No! Questo il Fiend Ghoul è veramente tipico, sì. Ma infatti... Adesso l'ho detto però in cassaforte. Però ecco, questo è un argomento interessante, come
l'immaginario dei gruppi punk o comunque alternative degli anni 80-90 adesso sia stato trasformato in un meccanismo di merchandise nostalgico per cui tutti però lo comprano. Però dimmi una cosa, K, al riguardo, perché i Misfits in realtà hanno sempre puntato tantissimo sul merchandise. Certo, sì, 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 assolutamente. Ma, alla fine, detto sinceramente, quanto c'è di sbagliato e quanto c'è di giusto in una mossa come questa per una band? Non è, no, il problema non è tanto il fatto che sia sbagliato o meno, è il fatto che dopo 30 anni di carriera la gente compri l'action figure e non il tuo disco perché non gliene frega più un cazzo della tua musica. Quello è vero. In questo caso, beh, allora sì, sul caso dei Misfits, poi loro sono un caso specifico che, come dicevi giustamente, ha puntato tanto sull'immaginario, sul look, sull'estetica, e che quindi secondo me i Misfits sono i Kiss del punk, perché c'era proprio un approccio di quel tipo lì. Con l'unica differenza che probabilmente erano molto meno coesi dei Kiss, e quindi si sono messi a litigare praticamente dall'inizio. Però per ha fatto molti stronzo uguale a loro, comunque uguale a Postale. Era stronzo. Sì, il problema è che appunto Jerry Holly doveva essere stronzo quanto Danzig per poter continuare i Misfits della maniera seria. Fra l'altro avevano fatto pure la reunion, io ero convinto che sarebbero venuti in Europa, invece sì. Niente. Tra l'altro io volevo fare un pulmino, una roba così, perché sapevo che in Italia non ci passavano, però ma non passavano proprio. Allora, da quello che ho capito hanno fatto due date e hanno litigato pure in quelle due date. E quindi l'ho letto anch'io, infatti sembrava che praticamente loro volessero tantissimo venire a farsi più concerti, piuttosto che a un certo punto, sì, già la prima, la seconda data, non mi ricordo, hanno detto che scazzato tantissimo, hanno detto no, vabbè, basta, Danzig ha detto di nuovo. No, c'è la mia vita, Danzig ha detto la mia vita, secondo me ha rubato gli steroidi a coso, a Doyle, convinto di tornare poi muscoloso come una volta, e invece no. No, vabbè, però io lo posso dire perché non me ne frega un cazzo, ma io ho fatto i Misfits in un paesino sperduto, ceccano, dove facevamo un festival assurdo, in Ciociaria. Provincia di Frosinone, dove mi trovo. Abbiamo parlato di tutto, Leguego, Satanic Surfer, OK Go, di gruppi più improbabili per tanti anni. E dove mi trovo? E dove tu esatto, sei a 5 km. Ah, sì? Io sono a Veroli, sempre in provincia di Frosinone. Ho mollato la città e sono scappato nella natura. Che bello, cazzo. Quando abbiamo fatto i Misfits, che fra l'altro, vabbè, ovviamente erano senza Danzig, era la versione trio, Jerry Holly, super simpatico e tutto. Il problema è che quando ho visto che si faceva il ciuffo davanti con il riporto da dietro, mi è sceso completamente tutto. E ora lo posso finalmente dire, perché non me ne frega un emerito cazzo. Il riporto, cioè, per me il riporto punk era Lino Banfi che se lo faceva di lato così. Ma quando ho visto Jerry Holly con il riporto, il ciuffo davanti, che era, ve lo giuro, era l'attaccatura qua dietro, non era, cioè non aveva più capelli, lì è stata dura. Magari stata semplicemente durissima. Si era un po' confuso, si era fatto un po' la pettinatura alla Robbie Budge, quindi aveva solo lì il ciuffone lungo, che ne sai. Non c'aveva più i capelli, e quindi l'ultimo centimetro che gli era rimasto. Dettagli. No, vabbè, ma il fratello ha tutti i capelli e se lo incolla con una mollettina tipo i Moncicì, vi ricordate i Moncicì, no? C'ha il ciuffetto posticcio Doyle, c'ha un pupazzetto che è un pupazzetto in realtà, ecco, è un portafortuna. Come si chiama? Il riporto nel punk. Quanto punk il riporto nel punk? Comunque io ricordo una cosa. È lì che apprezzi un personaggio come Greg Graffin. Oh sì, totale, veramente. L'ultima foto che ho visto con questi capellini così che firma, cos'è che firma? Una stampa, no? Una stampa numerata, se non mi sbaglio. Sì. Con lui, con una specie di maglioncino beggiolino, con questi capelli che vanno un po' così. È pur sempre un prof universitario, Sì, fra l'altro lui in piazza since 1990, nel senso che a capelli non c'è mai stato proprio. Si parla dell'ISPAC etnica. C'è gente che ancora se lo ricorda. Avevate suonato anche voi. Però, non con altri. Con i Pancras.
Sì. Sì. E fra l'altro Kant giustamente sottolinea che ormai fanno anche i Kit Kat con i Misfits. E poi aggiunge: ognuno si fa il riporto con quello che ha. Esatto, sì, sì, sì. Mi sembra giusto. Però a quel punto, cioè, se sei Jerry Holly dei Misfits, fatelo. Vai in Turchia, Jerry, vai, vieni in Turchia con me. A bere il caffè e a farti fare i capelli. Sì, i capelli. Esattamente. Esattamente, esattamente. La cosa bella dell'andare in Turchia è che ti danno all'interno del costo dei capelli c'è anche una persona che viene con te. Andiamo insieme! E quindi io vado a bere il caffè. Tu vieni? E mentre tu e Jerry Only andate a farvi fare i capelli e io chiacchiero con l'amico di Jerry Only che sì, non so ma, chi signor Caiafa! Venga Caiafa, no? A fare la cresta lì. Lui sta a Lodi. Lui di Lodi, tra l'altro, non è una roba tanto difficile da fare. Andiamo a real serio insieme. Comunque, ragazzi, il punk è morto, ma rimane sempre sulla cresta dell'onda. O sul riporto sì. dell'onda. Il riporto dell'onda, esatto. Sì, esatto. Io che cosa devo dire? Siamo arrivati a 1:40 di diretta, direi che abbiamo tritato le palle a tutti con queste cose. Sì. È sabato, andiamo a goderci tutti il nostro bel sabato in giro per le nostre cittadine. Vi ringrazio per aver partecipato, grazie a Irene Sal dei Viboras, che ragazzi. A breve so che faranno un disco nuovo chissà con chi. Cioè, oh, e dai. L'hai ascoltato? No, perché il tuo link non funziona, te lo confermo ufficialmente in diretta. Ma l'ho provato io ieri e funzionava. Scarica, non so che dirti. Riproverò col WeTransfer se funziona. Ma l'altro che abbiamo recensito la loro ultima roba lì con tutti gli amici all'inizio, sul primo numero. Sì, di poco, Rockers United, quello di Beneficenza. Esatto. Rockers United, esatto. Figata che abbiamo fatto. Grazie. Quindi grazie ai Vibras, grazie a Cic che mi ha sostenuto Cic. In assenza di Franz, che ricordo assente non giustificato per consiglio di amministrazione delle Donè, quindi sottolineo questa cosa capitalista del consiglio di amministrazione. No, sto scherzando. Ha fatto i soldi. Cash, Wild Donè cash, esatto, così. Così lo infamiamo un po', così in chat poi mi manda a fanculo. Sì. E niente. Ci vediamo mercoledì prossimo con una puntata serale di Pogo e settimana prossima con la diretta di sabato come al solito di Punkfast. Grazie a tutti per averci seguito. Ragazzi, grazie. Buon weekend. Ciao a tutti, ciao. Buona sabato domenica. Ciao chat. Ciao. Non riesco a